Anche quest'anno si è potuta celebrare la festa in onore di Sant'Antonio in zona Moio. Presso la chiesa a lui dedicata abbiamo intervistato il parroco Don Carlo Pisani. Per la nostra comunità la festa di Sant'Antonio credo sia fondamentale, è un evento che noi aspettiamo tutto l'anno. Quest'anno è un po' più in sordina, ovviamente per l'emergenza Covid, ma sarebbe stata così lo stesso, perché abbiamo perso uno dei pilastri della nostra comunità l'inverno scorso, per cui siamo tutti un po' tristi per questo motivo, quindi è tutto un po' più soft. Però questa festa è dedicata ad Alfonso Migliorino, gliel'abbiamo dedicata tutti con il cuore ed è sempre con noi, è con noi nelle parole, nei gesti, nei nostri ricordi di ogni momento, perché questa festa si fa anche perché c'era lui, che era l'anima, uno dei pilastri della nostra comunità. Noi siamo volontari, diamo una mano a Don Carlo per quanto riguarda, insomma, il mantenimento del distanziamento sociale, facciamo in modo che le persone stiano dove devono stare, questo per permettere a tutti noi di godere della gioia di questi momenti che per noi sono un momento di aggregazione. La comunità si ritrova tutta qui, attorno a quella statua, in questa settimana ed è bellissimo. Beh, che dire, già ha detto tutto il nostro presidente, cioè la festa di Sant'Antonio per noi ormai è il clou, anche se quest'anno ci sta una persona mancante. Noi per la festa di Sant'Antonio ci teniamo come tutti penso i nostri concittadini della zona e questo l'abbiamo fatto soprattutto per il nostro Alfonso perché è dedicato tutto a lui praticamente, è come fosse in mezzo a noi stasera e quindi ci dedichiamo qua. Quest'anno per causa di forza maggiore è stata una festività, quella di Sant'Antonio, titolare della parrocchia della Contrada Moio, esclusivamente fondata sulla preparazione, quella tredicina che è stata vissuta per una prima parte, celebrata e vissuta in chiesa, una seconda parte invece in diversi punti della contrada e poi con le quattro celebrazioni di quest'oggi, l'ultima di questa sera presieduta da Don Remigio e che ci ha introdotto anche nella solennità del corpo e sangue del Signore e quindi l'abbiamo conclusa con la benedizione eucaristica. Quest'anno abbiamo celebrato gli 800 anni dell'ingresso di Sant'Antonio nell'ordine francescano, una vocazione nella vocazione, un processo di conversione, quello come l'ha definito Papa Francesco nel suo messaggio ai francescani. E quindi anche noi abbiamo dovuto, come dire, vivere un'esperienza di conversione, rivedere il nostro modo consueto di celebrare le feste religiose. Ma da quello che ho potuto constatare, i fedeli che hanno sempre partecipato anche gli altri anni non hanno fatto mancare la loro presenza e la loro devozione verso il Santo di Padova.